Sono contento di essere in Veneto e sono contento di essere a Verona, perché la Lega è una, basta. E quindi questa è la miglior dimostrazione che quelli che ci stanno sulle palle sono quelli che spendono male i nostri soldi e tendenzialmente stanno a Roma. Quando il sindaco di Roma dice blocco la città se non mi regalate 800 milioni, io penso che la risposta di tutti i sindaci del nord dovrebbe essere un'enorme pernacchia e la garanzia che se riporteranno il Salva Roma in Parlamento noi non faremo opposizione ma faremo la guerra, perché siamo stufi di essere presi in giro da certa gente che non è in grado di governarsi con le sue energie. E quindi se Marino non è capace si dimetta. Cioè, se Marino vuole tornare a fare il medico, torni a fare il medico, poi saranno i suoi pazienti a giudicarlo. Lasci perdere l'amministrazione se le mingabunte fa il sindic, come si dice a Milano. O ospitatelo per una settimana a Roma a sue spese per capire come si fa il sindaco sul serio e non a chiacchiere, perché a Roma sono bravi a chiacchierare, però quando c'è da fare, e le vittime prime sono i cittadini romani, poveretti, che non si meritano un sindaco del genere. È una città così sporca, trascurata e insicura. E quindi, certo, la prossima volta se votano meglio, magari è buono, è meglio anche per loro. Però, non, Detto questo, l'iniziativa della Lega è un successo ancora prima di cominciare. Nel senso che quando siamo partiti per scommessa qualche settimana fa, pensare di riuscire a fare in soli 2 giorni, in un sabato e una domenica di inizio marzo, in concomitanza col carnevale, con la crisi, con la gente che il poco lavoro che ha se lo porta e se lo tiene caro anche il sabato e la domenica, riuscire a fare 500 gazebo in 500 piazze è una cosa che penso nessun altro partito, sindacato, associazione riesca a fare in Veneto. E quindi il mio ringraziamento va a tutte le migliaia di militanti che sabato e domenica prenderanno ore di freddo per il bene della loro terra, e quindi il mio primo applauso, il mio primo pensiero va a loro che sono i protagonisti di questa grandissima iniziativa. E penso che a Roma qualcuno sarà preoccupato, perché vendevano una Lega litigiosa e moribonda alla faccia. Io ci metterei la firma per essere moribondo e fare 500 gazebo, dove io spero verranno tanti non leghisti. Il mio appello, io uso questo microfono per sperare che il Veneto che ne ha le scatole piene, che vediamo intervistato in televisione, il Veneto delle partite IVA, degli artigiani, dei piccoli imprenditori, dei commercianti, degli agricoltori, il Veneto massacrato da Roma e da Bruxelles, superi gli steccati politici, gli steccati partitici, perché anche fra indipendentisti e autonomisti siamo bravi a dividerci in 18 correnti e sottocorrenti, tutti sotto la bandiera del Leone di San Marco. Tutti a firmare sabato e domenica per dare forza al Veneto e per dare forza a Luca Zaia e per dare anche una sveglia a quelli del forse. La Lega non è per il forse, o è sì o è no, o è bianco o è nero, o è indipendenza o è centralismo. Il centralismo ha dimostrato di aver fallito in 150 anni, proviamo con l'indipendenza. Il Veneto non ha bisogno di un salva Veneto, il Veneto si salva da solo, se solo è in grado di gestire i suoi soldi e il suo lavoro. Quindi io sabato e domenica vi invito ad essere fuori dalle parrocchie, fuori dai negozi, nelle piazze, nei mercati, fra la gente, soprattutto fra i non leghisti, perché non è una firma per la Lega ma è una firma per il futuro, per i vostri figli, per i vostri nipoti, per non essere servi. Ecco, un giornalista l'altro giorno mi ha chiesto: ma preferireste essere servi di Bruxelles o di Roma? Ma io non cresco mio figlio per essere servo di nessuno, ma neanche della Svezia o della Finlandia. Noi siamo uomini liberi, punto. Quindi non abbiamo bisogno di padroni, non abbiamo bisogno dell'euro, non abbiamo bisogno del sindaco Marino. Vogliamo solo poter lavorare. Ecco, magari in altre zone d'Italia non va così di moda, da queste parti vorremmo solo poter lavorare. Chiediamo solo non assistenza, non aiuto, non lavori socialmente utili. Lavoro, punto, basta. Quindi è bella questa iniziativa di sabato e domenica. Io mi farò un giretto che comincia sabato mattina, me lo sono dovuto scrivere se no mi perdo: Montecchio Maggiore, Bassano del Grappa, Padova, Mogliano Veneto, Arcade, Caorle, Vittorio Veneto, Belluno, Legnago, San Pietro in Cariano, e poi siccome la domenica sera c'è Milan-Juve, però visto il Milan di quest'anno preferisco dedicarmi ad altro, cioè, alle 18 inauguriamo, ma per dirvi
della Lega che sta correndo. Alle 18 inauguriamo la sede della Lega Nord a Bolzano e alle 20.30 abbiamo un incontro pubblico ad Arco di Trento dove c'è una candidata sindaca della Lega. Quindi sarà un weekend di Veneto, ma non solo di Veneto, dove spero che il meteo ci assista e comunque noi ci saremo, comunque ovunque, e ovunque, ed è l'inizio. Io chiedo questo impegno a Flavio, a Paolo Paternoster e a tutti i militanti che ci stanno ascoltando, che il 1° e 2 marzo non sia la fine ma sia l'inizio di un percorso, di un sogno, di una speranza, di qualcosa di bello. L'indipendenza è qualcosa che in tutta Europa è positivo, dà energia, dà fiducia. Io sono stato a Barcellona e i muri di Barcellona sono tappezzati di manifesti con la bandiera catalana e sia la destra che la sinistra chiedono l'indipendenza, chiedono, e i manifesti hanno dei bimbi sorridenti, quindi non è un tornare indietro ma è un guardare avanti, perché l'indipendenza è il futuro, non solo in Veneto ma in tutta Europa. Quindi se ci crediamo, se stiamo insieme, se stiamo uniti, se ci ricordiamo che il nemico è davanti e non è di fianco, alle spalle, non ci ferma nessuno, anche perché i primi passi del governo Renzi, io non voglio dare dei pregiudizi come sono soliti fare contro la Lega, aspettiamoli alla prova dei fatti, però i primi passi sono devastanti. Il ministro che controlla il vostro portafoglio è un signore telecomandato da Berlino, da Bruxelles, dalle banche e dalla finanza, e quindi c'è poco da sperare da questo punto di vista, ed è un ministro che ha seguito in passato le vicende economiche prima dell'Argentina e poi della Grecia, e quindi toccarsi è lecito per tutti qua presenti, perché voglio dire, non è stato sfortunato, mettiamola così, aveva delle ottime idee ma è stato sfortunato nell'applicazione. Quindi io vi ringrazio, e per quanto mi riguarda, io domani farò 3 o 4 trasmissioni televisive sugli argomenti più vari ed eventuali, però vi rubo 2 adesivi e porto in diretta nazionale l'adesivo dell'indipendenza. Usate questi 2 o 3 giorni per far vedere il leone che è incazzato ma che è sintomo di futuro e di speranza su tutti i muri e su tutti i pali del Veneto. Viva la Lega, viva il Veneto, in bocca al lupo. Bravo.